Si stanno avvicinando al fabbricato della stazione di Rimini, le ruspe che in questi giorni sono già al lavoro sui marciapiedi circostanti. Dopo il via libera di lunedì alla riqualificazione da parte della commissione, i lavori entreranno nel vivo a breve e riguarderanno 120.000 metri quadri attorno allo snodo ferroviario. È prevista per i prossimi giorni la demolizione dell'ex sede IAT per fare posto ad una grande piazza pedonale destinata ai viaggiatori. L'obiettivo è andare a incentivare la piattaforma logistica di trasporto integrato che dalla stazione a Raggera si sviluppa per l'intera città, spiega l'assessore alla mobilità Roberta Frisoni. Le biciclette posteggiate di fronte al fabbricato viaggiatori, alcune lì da mesi, hanno le ore contate. Saranno tutte rimosse forzatamente per l'avanzata del cantiere. Nuove rastrelliere sono state installate su via Cesare Battisti e via Dante Alighieri come soluzione temporanea. Sarà ampliato il parcheggio a pagamento, che passerà da 183 a 293 posti auto, mentre di fronte alla stazione, a cingere la piazza, ci sarà un nuovo edificio che ospiterà uffici comunali, privati e negozi, ma in questo caso il progetto è ancora poco definito. Altra grande novità, l'accesso lato mare di cui la stazione si doterà grazie al prolungamento dell'attuale sottopasso centrale, i cui lavori si prevede prenderanno avvio nel 2020. Anche i sottopassi del grattacielo e del parco Ausa subiranno dei lavori. C'è dunque grande attesa per testare la configurazione finale della zona stazione, per troppo tempo elemento di cesura tra mare e città.